È tornato a scuola, dopo mesi di inferno, un ventenne di Cellino San Marco, Mattia Quarta, primo giorno di scuola che ha il sapore di una vera e propria rinascita dopo 3 mesi di coma a causa di un terribile incidente stradale in cui il giovane è stato coinvolto il 19 febbraio scorso. Mattia è tornato tra i suoi compagni all'Istituto Nautico Carnaro tra applausi e un po' di emozione. Per Mattia è stato lo scorso anno un anno difficile e invece quest'oggi ti ritrovi insieme ai tuoi compagni a iniziare un altro anno scolastico. Le tue sensazioni? Beh, sono molto felice di essere tornato, anche perché non è stato, diciamo, un viaggio molto piacevole da quell'altra parte. Ringrazio tutti, veramente sono stati tutti molto vicini. Ti aspettavi questa accoglienza? No. Quindi a questo punto chiedo alla tua classe di farti un altro applauso. Va bene. Fortunatamente quella sera fredda di febbraio è ormai solo un lontano e triste ricordo per Mattia, per la sua famiglia e per i suoi compagni. Come terribile fu lo schianto lungo la provinciale 75 che collega San Pancrazio a Sandonaci, tutto per evitare un cane che gli attraversava la strada, ricorda la mamma. Ma ora Mattia è qui e ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini in questo brutto periodo della sua vita. E la preside la saluta a nome di tutti i suoi compagni. L'assenza di Mattia si è sentita perché lui è una persona, è un ragazzo pieno di vitalità, pieno di voglia di fare. E davvero l'anno scorso è stato un anno abbastanza pesante per i compagni. Abbiamo voluto iniziare l'anno in una maniera, diciamo, dando un senso, no, a questo inizio, perché questo è un inizio anche per Mattia, è un inizio di un quinto anno che porterà al diploma. È un inizio d'anno anche per i compagni e pensavamo che un momento in cui stare assieme in una maniera un po' diversa, fosse in un momento difficile per la scuola, fosse un bel modo di dare inizio a questo nuovo anno scolastico. Bentornato Mattia e buon anno scolastico.